Cristina, presenterai Bikini Island. Che cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Beh, per me è la mia prima esperienza da conduttrice, quindi sono molto emozionata. Il programma sarà molto divertente perché verrà girato in Ibiza, la mia isola, e quindi insomma ne vedrete delle belle. Ischia, ragazzi, si gioca in casa e noi abbiamo dei posti meravigliosi, soprattutto la costiera amalfitana, insomma Ischia è meravigliosa, quindi la batte 10-0. Lì c'è un discorso differente, c'è movida, insomma è diverso. Ti voglio provocare, so che sei una juventina, ma allora vincere il Napoli ovviamente. Detto, no? una bella battutina, ma chi lo sa, adesso giocate in casa, nel senso io sono nella vostra terra, qui non farmi dire cose cattive. C'è un calciatore napoletano per il quale simpatizzo particolarmente? Beh, simpatizzo per Reina, scusi, ho sbagliato l'accento. Reina. Perché? Beh, come parla lui le palle non le parla nessuno. Cosa ti piace dei napoletani? Beh, di sicuro sono molto carnali, ragazzi del sud. Quindi anche io sono del sud, io sono calabrese, quindi... Ma lo sposeresti un napoletano? Beh, io sono stata fidanzata tanto tempo con un napoletano, però insomma, mai dire mai, perché no? Pregi e difetti dei napoletani? Allora, difetti sono un po' paraventi, un po' furbetti. Pregi sono buoni, accomodanti, gentili, affettuosi, carnali. Ci sono più pregi che difetti. Il tuo rapporto invece con la musica partenopea? O hai mai ascoltato i cantanti non melodici? Sì, ne conosco qualcuno, anche stesso Gigi D'Alessio, insomma, dai. Spezziamo una lancia a favore. Che un po' si è dissociato dai non melodici ormai, cantautore italiano, no? O lo sì, consideriamo un po' ancora sì, un non melodico? No, però lui è nato come non melodico, quindi... Come li hai trovati, Vippa? Come sono vestiti questa sera? Si vestiti abbastanza bene. Giorgio Leonard l'ho trovato un po' troppo casual per l'occasione, però magari quello è il suo stile, quindi può anche andare bene. Mi è piaciuta tantissimo Julia Rebel con questo capello un po' all'indietro, tutto bagnato, look minimal con una borsa rock chic, una borsa di pelle con delle borchie, favolosa. Poi lei è bellissima. Parliamo della movida partenopea, in che direzione sta andando? E soprattutto in che direzione stanno andando gli artisti partenopei? Ma in pratica noi stiamo vedendo un po' un cambio di tendenza, dal notturno si sta andando molto sul diurno e gli eventi diurni.